Danza con i giovani, la terza serata del mercoledì di Imola, un evento organizzato da Ascom Confcommercio che raggiunge quest'anno la 15ª edizione. Con la Coloriamola 950 ragazzi hanno corso per le strade del centro storico di Imola lanciandosi polveri colorate e contribuendo al progetto scout di raccolta fondi per rincontrare l'Africa. Con i ragazzi stiamo pensando per agosto 2017 di fare un'esperienza di servizio volontariato in Africa. L'idea è nata da una ragazza del nostro gruppo che ha circa 30 ragazzi tra i 16 e i 20 anni che sentiva un po' questo desiderio, questa esigenza di andare a toccare con mano un mondo che magari conosciamo attraverso la TV e per sentito dire, che ai nostri occhi sembra quasi privare l'uomo della sua dignità, eppure molte delle persone che vanno dicono che là ci sono delle persone felici che sorridono. Allora perché noi siamo così tristi? Ha lanciato questa provocazione e il gruppo dei ragazzi che ci chiamiamo Clan l'ha accolta, e visto che comunque c'è un certo dispendio anche per le famiglie, a noi ci piace che i ragazzi si conquistino da soli un po' i loro progetti e i loro sogni, abbiamo deciso di rimettere in campo questa iniziativa che l'anno scorso era andata molto bene per sostenere questo progetto che abbiamo chiamato Find Out Africa. I colori sono delle polveri colorate, biologiche, antiallergeniche, che verranno lanciate durante il tragitto in 5 postazioni. Quest'anno abbiamo il rosso, il giallo, il rosa e il blu, e con l'ultima postazione che riprende tutti questi colori per fare un finale più emozionante. I partecipanti sono di tutte le età, perché andiamo dai bambini fino anche ai più piccoli, per poi salire, visto che la corsa non ha restrizioni di età, infatti viene chiamata corsa, però si può anche tranquillamente camminare, quindi andiamo anche a età avanzate. Abbiamo la terza serata che ho fatto un giro e ho riscontrato una marea di giovani. Sicuramente qualcosa è stato azzeccato e questo qui ci fa molto piacere. Guardiamo dove c'è la ristorazione, dove c'è qualcuno che serve da bere, sono tutti pieni, hanno tutti la coda fuori, e questo qui è un segnale che qualcosa si sta muovendo e abbiamo sicuramente azzeccato le serate di nuovo. Ho visto i negozi già affollati, probabilmente non comprano, ma stanno guardando per poter passare in un momento più di calma a fare degli acquisti. E questo qui è sicuramente una cosa molto azzeccata, e vorrei ringraziare anche i commercianti che stanno mettendoci anche molto del suo. Abbiamo avuto sicuramente solo dei riscontri positivi, specialmente dalla ristorazione e dai negozi che vendono sempre cibo, vendono qualche cosa di nuovo. Per noi questo qui è già un punto di soddisfazione, e poi avremo il prossimo mercoledì, che avremo anche la soddisfazione di dire che in queste serate i commercianti avranno i negozi dove vendono vestiti, scarpe, avranno sicuramente fatto qualcosa di buono e di bello. Partecipa all'iniziativa dei mercoledì dell'Ascom anche il ristorante San Domenico, organizzando dei picnic davanti proprio alla sede del ristorante stesso. Com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa nasce da quando noi facevamo squisito a San Patrignano da Muccioli con Andrea. Lui faceva questo picnic nel loro bellissimo campo dove allenano i cavalli. Poi, dato che San Patrignano non si fa più, e noi facevamo già con l'associazione commercianti qui di Imola qualche cosa in piazza Matteotti, abbiamo fatto un 350-400 coperti. Tenga presente che alcuni sono ospiti, alcuni sono amici, però si fa in allegria. E abbiamo fatto il nostro piatto, diciamo, bandiere, che è il nostro uovo in raviolo. Poi questa sera c'era un'insalata di pesce crudo, che c'era del tonno fresco pinna gialla, c'era del pesce spada, c'era della ricciola e dei gamberi rosa allo zenzero. E poi c'era un dessert con una tortina di cioccolato e crema al limone.